Una situazione tragica, perché adesso veramente è già un disastro per tutta la città, insomma. Non c'è solo i 450 dipendenti della Varzila, ma c'è tutto il contorno, insomma. Quindi c'è tante famiglie in difficoltà e insomma la situazione è critica. E qualche pianificazione che c'era, adesso la mettiamo da parte, sicuramente. Ma è un sconforto non solo per noi, anche per il futuro della generazione futura che verrà, che alla fine in questa città non può puntare solo esclusivamente sul turismo, che spero ben venga, che cresca sempre di più. Io ho saputo la notizia dopo un paio d'ore, sono un fulmine a ciel sereno, sono rimasto deluso, una cosa inaspettata. Da farsi forza, andare avanti, no? In questo momento ti passano tante idee per la testa, come fare con la casa, col mutuo, con la famiglia, tante preoccupazioni che non possono avere risposta nell'immediato. Sicuramente ci hanno detto di avere pazienza e di aspettare che si risolvano le cose anche a livello politico. Una bimba di 11 anni e insomma si vedrà il da farsi, insomma. Per il momento non ci facciamo la testa prima di romperla, però insomma la situazione non è rosea. Ecco.